Buon pomeriggio dal TG8. Apriamo subito con un collegamento in diretta per parlare del gravissimo episodio di intimidazione nei confronti del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise e in particolare al responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente. Una davvero vicenda vergognosa con insomma, messaggi e simboli che in Abruzzo sono praticamente inediti, vedere la testa di un animale insieme ad un messaggio minatorio sulla recinzione di una sede come quella del parco, come quello che è accaduto a Percasseroli, è sicuramente qualcosa che fa scalpore e che determina una reazione che ci auguriamo sia ferma e sia una reazione che ci aiuti anche a capire. Per fare questo ci colleghiamo con Castel di Sangro, dove vedo in diretta Gigliola Edmondo, proprio con il presidente del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, Antonio Carrara, che io ringrazio per la collaborazione. A te Gigliola, intanto raccontaci cos'è accaduto e poi sentiamo il commento del presidente. A voi. Buon pomeriggio e da direttore buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno seguendo. Con il presidente Antonio Carrara abbiamo avuto modo di ascoltare quanto è accaduto nella notte, si presume tra il 31 marzo e il 1 aprile, poiché la mattina del 1 aprile le dipendenti dell'ente parco d'Abruzzo, Lazio e Molise a Percasseroli hanno trovato sulla recinzione la testa di un agnello scuoiato e sanguinante e con una lettera con chiari riferimenti e minacce al responsabile dell'ufficio tecnico Andrea Gennai, al quale hanno scritto che se non se ne torna in Toscana, che è la località dalla quale proviene, cioè da Siena, insomma minacce molto esplicite all'attività che sta svolgendo il parco e alla sua famiglia. Ma subito chiedo al presidente Carrara, intanto sono in corso indagini dei carabinieri sui quali c'è il più stretto riservo, ma questi atti di questo genere che in queste ore sono stati condannati dal presidente della regione Marsiglio, dai rappresentanti sindacali di CGL, CISL, UIL, di altri enti, atti di questo genere erano già stati compiuti nei confronti di persone che lavorano e che rappresentano il PNALM? Ma no, non c'erano, né negli ultimi tempi c'erano avvisaglie che potessero far pensare a un atto così grave, né da quello che io so nella storia del parco ci sono stati dei momenti di grande tensione anche, quindi di aperta contestazione, ma mai un gesto di questo tipo, quindi credo che non facciamo bene a non sottovalutarlo, probabilmente nemmeno a enfatizzarlo più del dovuto, ma non dobbiamo sicuramente sottovalutarlo, anche perché ha veramente tutte le caratteristiche di un messaggio mafioso e che, come diceva il direttore, che ringrazio per l'attenzione che è dedicata a questo avvenimento, è abbastanza inusuale nel nostro territorio e nella nostra regione. Si fa riferimento in quel messaggio a un'attività che è quella del controllo del territorio e soprattutto contro l'abusivismo edilizio, ma che tipo di attività svolgete costantemente nell'area del parco? Ma si tratta dell'attività che ordinariamente il parco svolge di controllo del territorio e quindi in alcuni casi di repressione di abusi edilizi. È un'attività che tra l'altro coinvolge più servizi, per cui questa anche personalizzazione evidentemente ha un obiettivo che è effettivamente quello intimidatorio, ma anche di provare a isolare una persona. In realtà l'azione del parco si svolge con il coinvolgimento di più servizi, come nel controllo del territorio e dell'attività edilizia, che va dal servizio di sorveglianza, all'ufficio tecnico preso di mira, all'ufficio legale, al direttore che firma le ordinanze, quindi come dire, si tratta di un'attività complessiva del parco e se qualcuno, come abbiamo scritto oggi, se qualcuno pensa di, come dire, di isolare una singola persona, di intimidire una singola persona, si sbaglia di grosso, perché oggi ci sentiamo in qualche modo Andrea tutti quanti. Ci sono, ho già detto, dei controlli e delle indagini in corso da parte dei carabinieri, ma voi avete dei sospetti? Ma sospetti che io le possa dire francamente, sia perché non ho l'esatta dimensione delle vicende che hanno interessato questo tipo di attività negli ultimi tempi, e poi credo che sia giusto che su questo veramente i carabinieri facciano le loro indagini e individuino loro una loro strategia, come dire, di individuazione dei responsabili, che mi auguro possa essere individuata.
colgo l'occasione, visto che lo citavate, anche per ringraziare tutti quelli che hanno ritenuto di esprimere la solidarietà al Parco e Andrea, credo molto significative quelle del Presidente di Federparchi, del Presidente della Regione Abruzzo, dei sindacati, di alcune associazioni, ma anche di tantissimi, come dire, amici e cittadini comuni. Il Ministero dell'Ambiente intanto ha elaborato il nuovo piano di gestione, conservazione e gestione del lupo. Sulle Alpi nell'ultimo triennio il numero dei lupi è quasi triplicato. Il nuovo piano esclude l'abbattimento selettivo. Qual è la situazione nell'area del PNALM? Intanto salutiamo, come dire, ci hanno messo tempo, ma alla fine, come dire, questa richiesta, che era anche la nostra richiesta di escludere l'abbattimento selettivo dal piano, è stata fatta e credo che sia un fatto positivo. Adesso spero che le regioni facciano presto, come dire, nell'approvazione e soprattutto tra Ministero e Regione a mettere in atto delle azioni concrete, delle misure concrete che richiedono necessariamente anche delle risorse. Sul nostro territorio, a differenza delle Alpi, come dire, c'è una situazione molto diversa perché il lupo c'è sempre stato. Gli abitanti di questi territori sono abituati a conviverci, ci sono molti più lupi solo nella regione Abruzzo che in tutto l'arco delle Alpi, però mi pare che, come dire, sia una situazione molto sotto controllo. Io dico grazie alla presenza, anche grazie e soprattutto forse grazie alla presenza dei tre parchi nazionali che gestiscono tutta la parte che riguarda sia le misure di prevenzione sia il pagamento degli indennizi. Senza gestione del lupo è chiaro che si creano problemi di conflittualità. Direttore, se non hai domande io restituisco la linea allo studio. Grazie anche al direttore, grazie. Vi ricordiamo alle 20.40, grazie direttore, avremo un speciale alle ore 20.40 in cui approfondiremo ovviamente entrambi questi fatti importanti della giornata, uno negativo, quello delle intimidazioni, ma anche uno che in qualche modo dà atto al lavoro che viene svolto in Abruzzo sul fronte della tutela e della salvaguardia.